La seconda vita della strada forestale con Lodi Monteappescia. Il progetto è stato finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale della Toscana, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, PSR FEASR 2014-2022, nell'ambito del bando della sottomisura 8.3, sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, che concede contributi per la realizzazione di infrastrutture di protezione e prevenzione delle foreste dagli incendi boschivi e dalle altre calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, anche dovuti al cambiamento climatico. Il contributo erogato al Comune di Pescia è di 281.450 euro. Sono Fabio Bellandi, assessore alla montagna del Comune di Pescia. Siamo sull'asse viario con Lodi Medicina, siamo nel tratto finale, quello che arriva alla località di Medicina. Abbiamo ripristinato completamente questo asse viario tramite il PSR. Abbiamo usato il PSR perché lo scopo principale era quello di rifare completamente l'asse viario, importantissimo soprattutto per una questione di sicurezza per antincendio boschivo. Gli obiettivi raggiunti con questo ripristino sono molteplici, uno dal punto di vista di sicurezza, come abbiamo detto, l'altro da un punto di vista turistico, perché questo è un asse viario completamente, specialmente con il discorso pandemico, sfruttato sia da chi corre, chi cammina, chi va in mountain bike, addirittura anche a cavallo, e anche per le aziende molteplici, le aziende forestali che operano sul territorio. Allora, il supporto del PSR Toscana è stato importantissimo, perché questi tipi di interventi non si potrebbero fare senza questo tipo di aiuto, anche perché si tratta di interventi, questo è un intervento che cubava circa 283.000 euro e quindi il Comune non avrebbe avuto le risorse per poterlo fare. Inoltre, con la misura 8.3, che è finalizzata proprio a questo tipo di interventi, sono stati fatti questi interventi in architettura e naturalistica.